a tutti, io e i miei capelli pazzi siamo pronti per una books review, la books review del lunedì ovviamente, che settimana scorsa ho saltato perché ho avuto una settimana particolarmente intensa che ha lasciato ben poco spazio alla lettura, ma comunque oggi siamo tornati qui con Quattro amiche e un paio di jeans di Anne Brasherez, credo si pronunci così, uscito nel 2001 per la Rizzoli in questa edizione che ho io. La storia, per chi non la conoscesse, anche se sia il libro che il film tratto da esso sono molto famosi tra i ragazzi degli anni 90 in particolare, tratta dell'amicizia tra quattro ragazze, Tibby, Bridget, Carmen e Elena, che fin da prima di nascere erano destinate ad essere amiche, in quanto le madri facevano ginnastica aerobica insieme mentre aspettavano le quattro ragazze. Una volta nate non si sono più separate, quindi si tratta di un'amicizia veramente molto molto profonda tra queste quattro ragazze, che sono completamente diverse l'una dall'altra. All'inizio della nostra storia queste quattro ragazze ormai cresciute si stanno preparando alla prima estate, i 16 anni della loro amicizia, in cui dovranno rimanere separate per motivi indipendenti dalla loro volontà. Bridget andrà a un campus dedicato al calcio, che è il suo sport preferito. Carmen andrà a trovare il padre, da cui la madre si è separata anni prima. Tibby rimarrà in città a lavorare al Walmart, che sarebbe penso il Walmart ma con il nome cambiato per questioni di privacy e di diritti, mentre Lena andrà a trovare i nonni nella sua patria Grecia. Hanno bisogno di qualcosa che le leghi comunque l'una all'altra, e da qui nascono i pantaloni viaggianti, questo paio di jeans trovato all'usato che magicamente, nonostante le quattro ragazze appunto siano diverse non solo caratterialmente ma anche fisicamente, è un paio di jeans che sta bene a tutte e quattro, e questo lo interpretano le ragazze, le adolescenti, come un segno che questi pantaloni sanciscano la loro amicizia nonostante la distanza, e di conseguenza stabiliscono delle regole per passarseli durante l'estate, spedendoseli da un capo del mondo all'altro. La storia prosegue, insomma, noi seguiamo le vicende delle quattro differenti estati delle ragazze e notiamo attraverso le lettere che si spediscono che comunque fanno sempre comunque l'un affidamento all'altra, e questa è una lezione molto importante perché insegna che l'amicizia, nonostante la distanza, può essere portata avanti con la stessa intensità. Quando ero più piccola ovviamente avevo visto il film e l'avevo adorato, l'ho rivisto di recente e l'ho adorato allo stesso modo. Questo libro, questo romanzo mi è stato consigliato anche da persone adulte perché comunque rappresenta, secondo me, alla perfezione la fascia dell'adolescenza. Spiega come una ragazza adolescente abbia determinati sentimenti, determinate voglie di scoprire il mondo che la circonda, voglia di cambiamento, voglia di mantenere i legami che comunque la fanno tornare indietro nel tempo a un periodo in cui era più felice e spensierata. Tutto questo è racchiuso in queste quattro ragazze che, come dicevo prima, sono molto diverse, quattro caratteri veramente all'opposto, agli antipodi. Ognuna di loro ha delle priorità nella propria vita, dato il carattere ognuna di loro ha anche degli obiettivi differenti, ma notiamo che nonostante la diversità di questi obiettivi tutti abbiano una loro importanza comune, penso, a tutte le adolescenti. Quindi vediamo per esempio una priorità data alla famiglia, ai legami familiari, una priorità data alle nuove esperienze, alle avventure, perché se arriva a 16 anni si pensa di essere padroni del mondo. Signorina dovrebbe spostarsi. La scrittura di Anne Brasherez è veramente scorrevole e bella per le adolescenti, mi ha ricordato tantissimo La collana delle ragazzine, per intenderci, che abbiamo già visto con La collana di Georgia Nicholson, che vi lascio qua sopra. Mi ha ricordato quello e, come sapete, è una collana che io ho sempre letto molto molto volentieri per la spensieratezza e la leggerezza degli argomenti, che però nella loro leggerezza passano comunque dei concetti davvero importanti per le ragazze adolescenti, e questa è una cosa che gli devo, nonostante sia un romanzo davvero leggero, perché ribadisco, in questo periodo ho davvero bisogno di letture leggere, anche se la prossima che è in programma, che spero vediate lunedì prossimo, è leggermente più intensa e spero di riuscire ad affrontarla nel migliore dei modi. È un libro che sicuramente consiglio a tutte le ragazze adolescenti, essendo leggero, come sempre lo consiglio alle ragazze magari delle medie anche, che hanno bisogno di una lettura a piacere durante l'estate. Sono sicura che
i professori avranno piacere, sicuramente non come leggere un classico per ragazzi, però se non siete molto avvezzi alla lettura, questo è davvero consigliato. Vi dico anche di guardare il film, perché le quattro attrici le riconoscerete di sicuro, anche se più piccole rispetto ad ora, perché hanno fatto ruoli importanti a livello televisivo, quindi le riconoscerete di sicuro. Il film non è preciso spiccicato al libro, però diciamo che i tratti salienti ci sono tutti. Nel seguito, mi pare si chiami semplicemente Quattro amiche un paio di Jess 2, sia per quanto riguarda il film che per quanto riguarda il libro, io non so dirvi nulla perché non ho neanche mai visto il film, quindi penso che li recupererò perché prima o poi avrò voglia di leggere il seguito, dato che questo genere di libri comunque mi piace quando ho bisogno di letture leggere. Nel caso, quando sarà, vi farò sapere. Se invece lo farete prima voi di me, fatemi sapere come sempre qua sotto nei commenti. Nell'info box, come sempre, troverete tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi, tutti i link per ritrovare l'autrice, la casa editrice, la colonna sonora di questo video e la scheda IMDb del film tratto appunto dal romanzo. Oltre a questi, la mia lista Amazon dei desideri per sostenere il mio canale e me stessa medesima con un piccolo contributo. Ci vediamo alla prossima recensione o comunque al prossimo video. Ciao!